oggi abbiamo fatto più o meno, grosso modo, tutto il lavoro preliminare previsto, quindi possiamo iniziare con una delle definizioni più importanti del corso, definizione prima di successione, poi successione come oggetto. Allora, che cos'è una successione? Una successione di numeri reali si indica così, in realtà l'indicazione precisa sarebbe questa, molto spesso appartenente a n non lo scrivo, nel senso che la lettera n minuscola sarà riservata soltanto per un indice che possa essere solo nei numeri naturali, le lettere h, j, k, n, okay? Sono riservate per i numeri naturali, forse j possiamo usarlo come numero intero, h anche a volte come numero intero, in quel caso lo specifica, se non c'è una specifica esplicita, ma sicuramente la lettera n sarà sempre appartenente solo ai numeri naturali, quindi molto spesso io scriverò così invece che scrivere così, però è la stessa cosa, per brevità. Allora, che cos'è però? Perché questo simbolo non dice che cos'è. Non è altro che una applicazione, una funzione da n a valori in R. Quindi noi abbiamo A di 0, A di 1, A di 2 non sono altro che le immagini di 0, di 1, di scusate, n per me parte da 1, A di 1, A di 2, A di 3 non sono altro che le immagini di 1, 2, 3 e così via. E quindi quello che noi indichiamo con A con n non è altro che A di n. È chiaro? Quindi questa è un'abbreviazione per denotare l'immagine di n. Quando rimane indicata in questo modo è sempre un'applicazione. Uno dice, vabbè, ma tu con le parentesi graffe in genere denoti, indichi degli insiemi. In qualche modo sì, ma in qualche modo no. Cioè questo è un simbolo che è volutamente leggermente ambiguo. Cioè io potrei interpretarlo come l'insieme degli A di n al variare di n appartenente a n. Cioè quello che è l'insieme immagine di questa applicazione, ok? Adesso faremo degli esempi, però cercate di ragionare e concentrarvi sulla... Però non è esattamente così, perché? Facciamo un esempio. Esempio 1. Mettiamo A con n uguale 3 per ogni n appartenente a n. Quindi l'insieme degli A con n al variare di n appartenente a n non è altro che 3, 3, 3. Questo è un esempio di una successione che si chiama costante, perché tutti i valori della successione sono costanti, sono uguali. Allora, se noi lo riguardiamo come insieme, non potremmo dire 3,3,3, puntini, puntini, puntini. Perché? Perché un insieme, un elemento, ce lo puoi avere una volta sola, non puoi averlo due volte, contato due volte, lo stesso elemento. Quindi in questo caso, se noi vediamo come l'immagine di questa applicazione, è il solo valore 3. Vi ricordate gli arcieri e i bersagli? Qua ci avete i numeri di n, 1, 2, 3, 4, 5, così via, e le frecce sulla retta reale sparano tutte sul punto 3. È chiaro? E ci metto i puntini perché chiaramente gli elementi di n in partenza non li posso disegnare tutti. Allora, se io voglio valutare l'immagine di questa applicazione, questo è il solo punto 3, ma quando io scrivo la successione degli A con n non è il solo punto 3, è 3,3,3,3, che è un modo sintetico per denotare sempre tutta la funzione.
perché dove c'è memoria della funzione? La memoria della funzione sta nell'indice. Vedete, a con 1 uguale 3, a con 2 uguale 3, a con 3 uguale 3. Il primo è l'immagine di a con 1, il secondo è l'immagine di a con 2, il terzo è l'immagine di a con 3 e così via. A con 4 uguale 3 e così via. Quindi questo è un modo sintetico per indicare una funzione da n a valori in R. Una funzione che abbia dominio in n si chiama successione. Quindi, definizione: una successione è una funzione che ha per dominio l'insieme dei numeri attuali. Vediamo altre definizioni. Una successione di numeri reali è una funzione che ha dominio n e codominio R. Ma allora uno potrebbe dire: ma io posso fare anche successioni non di numeri reali? Certo, puoi fare successioni di quello che ti pare. Una successione di elementi di un certo insieme x non è altro che una funzione che ha dominio n e codominio x. Chiaro? Quindi, quando io dico però è importante il concetto di successione, il dominio è n, cioè a con n è definita per ogni n appartenente a n. Quindi ci sta A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, A con 5, A con 7.927.549 e così. Ogni numero di n è un arciere, spara, tira e quindi ci sta e colpisce A con. Questo perché, allora, questa cosa è mutuata dal linguaggio comune. Successione è una fila di qualcosa. Però per noi è una fila monolatera infinita, cioè continua, perché molto spesso si parla di successione per quanto riguarda quella che noi chiamiamo una successione finita, cioè se il dominio non è n, per esempio, ma è soltanto i numeri da 1 a 100, allora io ho una successione di 100 valori, è una successione finita. Finita non nel senso che i valori siano finiti, quelli lo sono, se la successione di numeri reali i valori sono sicuramente finiti. Finita nel senso che è il dominio che è finito. Invece per noi una successione ha il dominio n, che non è finito. Quindi noi parliamo di successione. Ok, è una cosa semplice. Non è un... ovviamente se invece... come codominio, invece di numeri reali, voglio prendere che ne so, l'insieme delle città, allora io voglio vedere, voglio dire A con n è la città dove ho dormito nel giorno n. Allora A con 1 è Formia, A con 2 è Cassino, A con 3 è Milano, A con 4 è Roma, A con 5 è Pisa, se uno gira molto. Però rimaniamo sempre che n deve appartenere a n, cioè questa cosa deve essere definita per ogni numero dato. Ok?
io posso definire una successione di città dicendo che a con n è uguale a Roma se n è pari è uguale a Milano se n è dispari, perché ci sta un treno che fa avanti e indietro tutti i giorni, sta nei giorni pari sta a Roma, nei giorni dispari sta a Milano, e allora io voglio vedere a con n indica la città dove quel treno sta nel giorno n. È chiaro? Quindi se il giorno prima stava a Roma, il giorno dopo sta a Milano. Naturalmente, in quel caso x sarà l'insieme delle città, oppure un'altra cosa, nel senso posso fare una successione di che so io, una successione di parole, ok? Io metto, crea un generatore automatico di parole che ogni giorno estrae una parola da un nuovo romanzo, viene pubblicato più di un nuovo romanzo al giorno, e A con N sarà la parola che il mio generatore estrae il giorno N, e sarà una successione di parole. Quindi il concetto di successione è molto semplice. A noi interessano però le successioni di numeri reali. Perché? Perché queste successioni hanno notevoli applicazioni alla matematica, alla fisica, cioè hanno notevoli applicazioni alla fisica, all'ingegneria. Per esempio può essere una successione di misurazioni, che però devo fare per ogni n, oppure può essere una successione che mi indica la posizione di un certo oggetto in un certo momento sulla retta reale, se nell'istante, diciamo, il passo precedente stava a con n, può indicare dove mi trovo nell'istante n sulla mia retta reale, e così via. Allora, qual è il motivo per il quale si vanno a definire le successioni? Uno dei principali motivi è quello di andare a valutare quello che si chiama il comportamento asintotico, e questa è la definizione che ci interessa di più. Questo lo lasciamo in piedi, diamo la definizione che ci interessa e poi facciamo altri esempi di successioni. Anzi, prima valutiamo questo esempio del numero 1 e poi valutiamo, poi facciamo altri esempi di successione. Definizione: sia A con N una successione di numeri reali. Oh, attenzione! Molto, molto spesso io scriverò senza questo, perché ho detto n che sta solo in n è un, come dire, è implicito, e non scriverò una successione di numeri reali, scriverò contenuta in R. Contenuto in R è ambiguo come prima, perché contenuto in R mi dice che questo è un insieme contenuto in R, cioè è il codominio. In realtà abbiamo visto che A con N indica tutta la successione, però contenuto in R si scrive per precisare, appunto, diciamo, dove vado a finire, quindi la successione di che? Se era contenuto nell'insieme delle città, era una successione di città; se era contenuto nell'insieme delle parole, era una successione di parole; contenuto in R è una successione di numeri reali. Quindi io qua ho scritto sia contenuto in R sia una successione di numeri reali per ridondanza, ma normalmente scrivo così perché è più corto di tutta questa frase. Ma non vuol dire che questo sia un vero insieme, questo è, non indica soltanto il codominio, ma indica tutta la successione che vi ripete una funzione. Ok. Quindi questo è il nostro dato di partenza, cioè abbiamo una successione, la definizione non ci sta ancora sulla domanda. Qual è la definizione? Si dice che
il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale a L appartenente a R. Allora, questa scrittura si dice il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale ad L, ovviamente numero reale. Oppure si dice anche che la successione a con n tende a L per n che tende a infinito se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n appartenente a n tale che se n è più grande di n allora a con n meno l è minore di epsilon. Adesso la spieghiamo questa definizione. Come al solito, essendo una definizione non c'è nulla da dimostrare. Quando diciamo che c'è da capire la definizione significa c'è da capire come funziona, perché se no in realtà una definizione non ci sta nulla da capire. Però uno potrebbe non aver afferrato esattamente questo meccanismo, perché questo meccanismo giustamente è un pochino complicato, nel senso che non è affatto complicato, ma è semplicemente non ci siamo abituati. Allora, andiamo a vedere quello che vogliamo dire. Allora, faccio una figura così si capisce meglio. Allora, nel dominio io gli elementi del dominio li indico un po' alla rinfusa, proprio perché non è importante. Invece nel codominio gli elementi, diciamo, il codominio lo indico con la retta reale, per altrimenti non si riesce a fare il grafico, si viene tutta una cosa molto, diciamo, confusionaria, perché qua vabbè, è chiaro che ci sono altri punti, non ci sono solo i numeri fino a 8, però allora 1 avrò a con 1, 2 avrò a con 2, 3 avrò a con 3, 4 avrò a con 4, 5 avrò a con 5, 6 avrò a con 6. Sette mi darà a con 7, 8 mi darà a con 8. Allora vedete che da con 4 in poi il grafico è diventato un po' confusionario. Per quale motivo? Perché questi elementi, e poi dovrei ancora fare gli altri, a con 9, a con n, però niente, quindi sono infiniti quelle, le frecce che devo disegnare. Però da a con 4 in poi questi elementi tendono a avvicinarsi. Allora, che significa avvicinarsi? Avvicinarsi tra loro, avvicinarsi a un punto fisso. E che cosa significa esattamente avvicinarsi? Perché io potrei avere che ne so, fino a con 1000 questi stanno qua vicino e poi a con 1001 magari sta lontano. Oppure potrei ingrandire
e vedere che questi non sono così vicini come sembrano. Per esempio, che ne so, fino ad un mille la distanza scende fino a un millesimo. Per esempio, diciamo che questi qui stanno vicino a meno 5, ok? Allora io vedo che si avvicinano sempre di più a meno 5, poi da un millesimo ago 1001 ha una distanza da meno 5 che è un centesimo. Tu a occhio nudo non lo vedi, però in realtà la distanza invece di diminuire che è aumentata. Allora, che cosa significa esattamente che io mi sto avvicinando a meno 5? Che la distanza da meno 5 diminuisce sempre? Allora, chi è la distanza sulla retta reale? Se vi ricordate, la distanza sulla retta reale tra due punti, lo scrivo qua, chi è? Come si faceva? Se voglio fare sulla retta reale, qua sta x e qua sta y, chi è la distanza? L'abbiamo fatto questo, l'abbiamo detto, non è y meno x, è il valore assoluto di y meno x. È y meno x solo quando y è più grande di x. Se stanno al contrario è negativo, quindi ci deve mettere il valore assoluto. Comunque, cosa significa, ripeto, per esempio, che questi numeri stanno tendendo a meno 5, che questa successione stia tendendo a meno 5? Allora uno potrebbe dire, vuol dire che la distanza da meno 5 diminuisce sempre. No, perché io potrei avere, allora, mettiamo che io sto tendendo a Cassino, con la mia macchina sto andando da Formia verso Cassino, poi mano a mano arrivo qua e poi ci rimango, sto per sempre qua. Tendendo a Cassino, la mia distanza da Sora diminuisce sempre, ma non sto tendendo a Sora. Diminuisce a zero? No, perché io posso venire a Cassino all'università, poi posso fare una piccola deviazione per andare a comprare qualcosa in farmacia che mi allontana un attimo dall'università e poi torno qua e poi rimango qua. Quindi non vuol dire che debba per forza diminuire sempre la distanza, ok? Allora, come si fa a catturare l'essenza del concetto che la successione A con N sta andando verso E? Questa è la definizione. Allora, come si fa? Per ogni epsilon, allora rifaccio il disegno qua, qua siamo a meno 5, diciamo ad L, qua siamo a L meno epsilon, qua siamo a L più epsilon. Quindi per ogni epsilon io fisso un epsilon positivo arbitrario, può essere molto grande ma può essere molto piccolo. Per esempio, fisso a epsilon un millesimo, quindi qua è ingrandita la situazione, L più un millesimo, L meno un millesimo. Esiste un indice tale che per ogni n maggiore o uguale di questo indice, questa locuzione in matematica si chiama definitivamente. Scrivere questo o dire definitivamente è la stessa cosa, cioè fino a ni, allora fissi epsilon, trovi ni. Quindi guardate il gioco, si chiama gioco posizionale. Tu prima fissi epsilon e io dopo trovo ni. Non che io fisso ni e poi tu dici ah no, ma questo epsilon non va bene. No, tu prima fissi epsilon. Puoi fissare epsilon come ti pare: un millesimo, un centesimo, un milionesimo, 10 alla meno 9, quanto ti pare. Ma per ogni volta che tu fissi epsilon, io ti trovo un ni tale che da ni in poi la distanza di A con N da L è minore di epsilon.
Facciamo un esempio. Proseguo, mi pare di aver scritto bene, fatemi controllare un attimo. Sì, anzi qua posso anche scrivere quella successiva. Sì, la calcolatrice qua c'è 10. Ah, con 10. Allora, cosa sto scrivendo? È chiaro che la successione non è chiarita in maniera univoca dai suoi primi 9-10 elementi, però diciamo che io vi sto dicendo che sto scrivendo la successione delle prime cifre di radice di 2. Quindi la radice di 2 è compresa tra 1 e 2. Allora, scrivo sempre il numero più basso. La radice di 2 è compresa tra 1,4 e 1,5, tra 1,41 e 1,42, tra 1,414 e 1,415, e così. Allora, cosa posso dire? Se io per esempio scrivo epsilon uguale 10 alla meno 3, io so che posso scrivere ni uguale 4, perché se n è maggiore o uguale di 4, allora a con n meno radice di 2 è minore di 10 alla meno 3. Fino a 3 non lo posso scrivere, perché a con 3 è 1,41. A con 3 meno radice di 2 è 0,004, che è 4 millesimi, che è più grande di 10 alla meno 3, cioè è compreso tra 4 e 5 millesimi, che è più grande di 10 alla meno 3. Invece da con 5, a con 4 in poi, la differenza sarà minore di 1 millesimo, ok? Ovviamente mano a mano che vado avanti in questo esempio semplice, la differenza scende sempre, perché io non sto facendo altro che specificare le prime, diciamo, le cifre decimali di radica 2. Ok? Diciamo, la definizione esatta di questa successione qua, questo è un esempio, chiamiamolo esempio 2, la sapreste definire questa successione qua? Questa successione qua non è altro che radical 2 per 10 elevato alla n meno 1 parte intera fratto 10 alla n meno 1. Allora, vedete, se io metto n uguale a 1, n meno 1 fa 0, quindi qua moltiplico per 1, faccio la parte intera, viene 1, e poi divido per 1 e viene 1. Se n è uguale a 2, qui abbiamo 10 alla 1, radice di 2 per 10 fa un numero compreso tra 14 e 15. Quando faccio la parte intera,
mi diventa 14, ridivido per 10, mi diventa 1,4. Ok? Questa è la vera successione che sto scrivendo qua. Ok? Allora, questa successione non fa altro che aggiungere ogni volta l'esempio, questa definizione qua, diciamo questa posizione qua, se l'avete capita bene, se no mi mettete a caso qua. Lo fa. Ti metti con n, ti fai lo specchietto, prendi n uguale a 1, n uguale a 2 e vedi che quello che sta scritto qua corrisponde a quello che sta scritto qua. Se no poi le cose non si capiranno mai. Ok? Allora, cosa posso dire? Posso dire che quando io faccio la parte intera di x, x meno la parte intera di x è sicuramente maggiore o uguale di 0, ma è minore di 1. Quindi posso dire che la parte intera di a con n meno radice di 2, a con n meno radice di 2 è compreso tra 0 e 10 alla 1 meno n. Perché? Perché a con n per diciamo 10 alla a con n per 10 alla n meno 1 meno radice di 2 per 10 alla n meno 1, questo è compreso tra 0 e 1 moltiplicato per 10 alla 1 meno n, che è un numero positivo, la disuguaglianza diventa questa. Ma che cosa succede? Allora, se io voglio minore uguale di 10 alla meno 3, basta mettere n uguale 4. Ma se metto n uguale 5, cosa succede? Scusate, qua è la radice di 1 meno 1. Sì, con n è più. Che con n è la parte intera è più bassa. Ok? Allora, se io voglio ottenere qui una cosa che sia 10 alla meno 3, scusate, qua era minore stretto, io il minore stretto, perché qua c'era minore stretto, quindi tutto quanto funziona. Se voglio ottenere qua 10 alla meno 3, basta mettere n uguale 4. Ma a me, e dice, ma a te non ti interessa solo n uguale 4, ti interessa che la cosa sia vera per ogni n maggiore o uguale di 4. Ma va bene, perché se io ci metto 5, qua mi viene minore di 10 alla meno 4, che è più piccolo di 10 alla meno 3. Se ci metto 6, mi viene 10 alla meno 5, che è più piccolo di 10 alla meno 3, e così via. In questo caso, effettivamente, mano a mano che vado avanti, mi avvicino sempre di più al radical 2. Però non sempre sarà così, non è che sempre mi avvicino di volta in volta, ma la cosa importante è sempre questo gioco posizionale qua. Torniamo sempre qua alla definizione. Prima fissi epsilon, dopo trovo un min, tale che da n in poi a con n vista da n metti epsilon. Potete immaginarlo come un gioco. Allora, supponete che io voglio colpire il bersaglio L, ma non sono in grado di colpire esattamente L. Facciamo un esempio. Voi avete MATLAB. Con MATLAB volete calcolare la soluzione di un problema
matematico o di un problema ingegneristico. Questa soluzione è radice di tutto. Ok? Allora, MATLAB magari non ha il calcolo simbolico, quindi la radice di 2 non lo capisce. Vi può dare 2 cifre decimali, 3 cifre decimali, 10 cifre decimali, 20 cifre decimali, se lo programmate in opportuno modo anche 200 cifre decimali, ma... Però voi mi dite, vabbè, guarda che io la soluzione te la posso calcolare precisa quanto ti pare. Allora, per precisare questo discorso, io dico, vabbè, ma la puoi calcolare alla 10, diciamo, una precisione di 10 alla meno 3? Sì, perché io metto il numero di, diciamo, devo settare un numero di cifre di precisione dei parametri del problema, da quel numero di cifre di precisione in poi la soluzione mi viene precisa a meno di 10 alla meno 3. Oppure, vabbè, allora te lo metto a 10 alla meno 9. Vabbè, ti posso fare anche 10 alla meno 9. Vabbè, ti metto anche 10 alla meno 21. Vabbè, ti posso fare anche 10 alla meno 20 e così via. Allora, dopo un po' io mi convinco che effettivamente per ogni epsilon tu mi puoi trovare un ni tale che se n è più grande di ni, la tua successione dista da L, dal valore vero, meno di epsilon. Ok? Ok. Penso che l'abbiamo ripetuto in tutti i modi possibili. Adesso ci dobbiamo fare degli esempi. Cosa dobbiamo fare come esempi? Faremo degli esempi di successioni che convergono. Faremo degli esempi di successioni che non convergono. Ok? Per capire la differenza. Ma soprattutto anche per capire come funziona quel gioco là. Allora, ritorniamo sull'esempio 1. Allora, l'esempio 1 qual era l'esempio 1? Ve lo ricordate? Era a con n, quant'era? Era 3 per ogni n appartenente a n. Era la successione, faceva 3, 3, 3, 3. Secondo voi qual è il limite di questa successione? La successione converge? Ah, ecco qua la prima abbreviazione. Molto spesso per n che tende a più infinito ci scrivo solo n, che vedremo poi che n tende a più infinito. Se n indica l'ennesimo numero naturale, quindi questa è un'abbreviazione, io scriverò quasi sempre così, lo scriverò n tende a più infinito. So, qual è il limite di questa successione? 3. Io dico che fa 3. Allora, per ogni n appartenente a n esiste ni uguale 1 tale, scusate, per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste ni uguale a 1 tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora a con n meno 3, a quanto è uguale a con n meno 3? A con n faceva? 3. Quindi viene 3 meno 3 che fa? 0. È minore di epsilon? Sì. Io ho fissato un epsilon. Io devo trovare un indice. Dico, metto l'indice uguale a 1 perché va bene qualunque n. Infatti quando vado a mettere a con n? A con n meno 3 fa 0. 0 è minore di epsilon che è maggiore di 0. E quindi la condizione che mi definisce il fatto che il limite a con n faccia 3 è verificata. Quindi la successione, questo è un caso particolare chiamiamolo esempio 1 bis,
A con n uguale L, numero reale, per ogni n appartenente a n. Questa qua si chiama successione costante. Chiaro che è una successione costante convergente, a quale limite? Alla costante. Infatti, limite di A con n fa L. Infatti, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste n, che anche qui è uguale a 1, tale che se n è più grande di n, allora A con n meno n è uguale a L meno n fa 0, che è meno di epsilon. Quindi abbiamo scoperto che le successioni costanti convergono. Se la successione è costante vale 3, converge a 3. Se la successione è costante vale sempre 5, converge a 5. È chiaro che se io sto sempre a Cassino, non mi muovo mai da Cassino, non esco da Cassino, tendo a Cassino. È chiaro? Andiamo a vedere invece un esempio, altri due esempi. E chiaramente esempio 3 e 4, perché due l'abbiamo già fatto. Faccio solo questi due esempi e poi facciamo una piccola pausa. Allora, esempio 3. A con n uguale 1 su n. Per ogni n appartenente a n. Allora, in questo caso la mia successione è la successione 1, 1/2, 1/3. Dove tenderà mai questa successione? Cosa fa questa successione? Scende e converge a 0. Ma per capire che converge a 0, noi che scenda lo capiamo, perché 1 su n più aumenta n, più è piccolo. Però che converga a 0, per capire che, per esempio, se ci mettevo 1 più 1 su n, scendeva ma convergeva a 1. Per capire che tende a 0, cosa dobbiamo fare? Allora, diciamo, sia epsilon maggiore di 0. Poi cancello la definizione perché mi serve spazio. La lascio scritta qua, in realtà, la definizione ancora c'è. Allora, 1 su n meno 0 è minore di epsilon quando? Se e solo se 1 su n è minore di epsilon. Perché? Meno 0 fa 1 su n, però su di 1 su n fa 1 su n. Se e solo se n è più grande di 1 su x. Oh, adesso io dovrei trovare n. Adesso io dico che faccio questa osservazione: 1 su epsilon parte intera più 1, questo è maggiore di 1 su epsilon. Oppure noi abbiamo usato la notazione anglosassone, quindi possiamo scrivere direttamente così. No, no, devo scrivere così, perché se prendo il ceiling, il ceiling di 5 è 5, invece questo qua, se lo faccio con 5 viene 6, che è maggiore di 5. Se io metto qua un numero, se per caso questo 1 su epsilon è un numero intero, ad esempio mettiamo che sia 5, il floor è 5, 5 più 1 fa 6, più 1 ci stava, lo faccio
che è maggiore di questo. Questa disuguaglianza è vera, insomma, senti. Cioè prendo un numero positivo, faccio la parte intera, ci aggiungo 1, viene di più. Perché? Se il numero era per esempio compreso tra 6 e 7, faccio la parte intera 6 più 1, 7, 7 è maggiore dell'1. Se il numero era 7, però la parte intera viene 7, più 1 fa 8, che è maggiore di 7. Ok. Allora, chi sarà questo? Sarà proprio un nick. Prendo n uguale a questo. Allora che cosa succede? Succede che se n è più grande di n, che è uguale alla parte intera di 1 su epsilon più 1, è sicuramente maggiore di 1 su epsilon. E quindi è maggiore di 1 su epsilon e quindi vale. Da n in poi, fate attenzione che questa, mentre tutte queste sono equivalenze, questa implicazione non è esattamente equivalente. Implica questo, che è equivalente a questo, che è equivalente a questo, che è equivalente a questo. Quindi io cosa ho scoperto? Ho scoperto che per ogni epsilon, io, qualcuno ha fissato epsilon, io dato questo epsilon, fissato questo epsilon, ho trovato un ni, chi è ni? 1 sulla parte, diciamo, parte intera di 1 su epsilon più 1. Se n è più grande di questa roba qui, 1 su n è minore di epsilon, il che equivale a dire che 1 su n meno 0 ma lo assumo, che è quello che dovevo dimostrare. Quindi posso scrivere, quindi il limite per n che tende a più infinito di 1 su n è uguale a 0, perché per ogni epsilon esiste n, tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n meno l, 1 su n meno 0, in valore sopra. Chiaro? Ok. Andiamo a vedere l'ultimo esempio e poi facciamo pausa. Capisco che mi sono un po' dilungato, ma è importante vedere anche un esempio di una successione che non converge. Facciamo questo esempio. Ehi, silenzio. Resistete altri 2 minuti. Esempio 4. Allora, prendiamo a con n uguale meno 1 elevato a n per ogni n. Allora, mi sapete scrivere gli elementi della successione? Chi sono? Il primo è? Allora, se n è uguale a 1, quanto viene? Poi? 1. Poi? 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 Meno 1. Poi 1. E così via. Allora, come vedete, questo è un esempio che va molto bene per far capire che quello non è un insieme, ma sono gli elementi della successione, perché se fosse un insieme sarebbe solo i punti meno 1 e 1. Invece come successione? Meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1 e così via. Ok, qui si capisce finalmente che cosa significa convergenza, perché si capisce che questa non converge. Allora, dimostrare che questa non converge è un po' più difficile, perché richiede il fatto di negare questa. Negare questa significa che esiste un x maggiore di 0, ricordate, ve l'ho detto come si fa a negare, tutti gli esi per ogni diventano esiste, e gli esiste diventano per ogni, tale che per ogni n appartenente a n esiste un n maggiore o uguale di n, tale che a con n meno l è minore, è maggiore o uguale di epsilon. Allora il problema è
che questa qua nega il fatto che A con N converga a L, ma L è un numero arbitrario di R. Quindi questo ragionamento lo devo ripetere per tutti i numeri di R. Il problema è, uno dice, ma i numeri di R sono infiniti, questo ragionamento lo devi fare. Questo qui mi dice che A con N non converge a L, quindi io dovrei ripetere questa cosa per ogni L appartenente a L. Allora sembra complicato fare ciò, non è così complicato, però richiede almeno due passaggi. Io dico, primo caso, supponiamo che L sia maggiore, allora, sia maggiore di 0. Maggiore o uguale di 0, anche uguale va. Allora prendo epsilon uguale a 1/2. Allora, per ogni ni appartenente a n, io prendo n sia n uguale 2ni più 1. Allora, l'idea qual è? Faccio una figura così si capisce meglio. Allora, qui abbiamo 0, qui abbiamo 1 e qui abbiamo meno 1. Qua abbiamo un L maggiore o uguale di 0. Io cosa posso dire? Da questo L, questo 1 potrebbe distare anche poco, perché L se per caso è uguale a 1, questi distano 0. Ma questo meno 1, quanto dista da L? Almeno 1. Perché io devo andare da meno 1 fino a L che so che è positivo. Chiaro? Allora, cosa dico? Fisso epsilon uguale 1/2. Prendo ni, per ogni ni. Voglio prendere un n più grande di ni. Come lo voglio prendere? Lo voglio prendere dispari. Perché se lo prendo dispari, meno 1 alla n sarà meno 1. Quindi esiste un n più grande di n, questo è più grande di n perché è 2n più 1, però essendo 2n più 1 sicuro che è dispari, che 2n è pari più 1 è dispari. Abbiamo A con n meno l, anzi scrivo, allora scrivo così, A con n meno l è uguale a valore assoluto di L meno con N, la stessa cosa. Qua mi viene L meno meno 1 alla 2N più 1. Allora qua mettiamoci A con 2N più 1. Ma questo fa L più 1, perché questo fa meno 1, meno meno 1 fa più 1, L più 1, L era positivo, più 1 rimane positivo, il valore assoluto non ci sta più, che è sicuramente maggiore o uguale di 1, che è sicuramente maggiore di 1/2. Allora, cosa ho dimostrato? Ho fatto vedere che ci sta un epsilon, 1/2, cioè l'idea è questa. Io dire che questi distano meno di 1/2 significa che L deve stare tra meno 1 più 1/2, meno 1 meno 1/2. Ma L è positivo, quindi meno 1 più 1/2 fa meno 1/2, meno 1 meno 1/2 fa meno 3/2. Quindi ogni volta che A con N vale meno 1, questo non può succedere. Quindi cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se il limite fosse positivo, ci sarebbe un epsilon 1/2, per cui qualunque ni, ci sarebbe un indice n più grande di ni, un indice n dispari, gli indici più grandi dispari più grandi indici stanno quanti ne voglio, per esempio 2n più 1, tale che questa differenza sia maggiore, in realtà è maggiore o uguale di 1,
ma in particolare è maggiore di y. Chiaro? Allora, vediamo se avete capito. Così facciamo la pausa un po' più tranquilli. Quindi io cosa ho dimostrato in questo modo? Ho dimostrato che il limite non può essere più grande di 0. Secondo caso. Qual è il secondo caso? L minore o uguale di 0. Quando prendo, quanto fisso è epsilon? Un mezzo, come prima. Perché stavolta, se L è stata quest'altra parte, potrebbe essere vicino a meno 1, ma sono sicuro che è lontana da 1. Allora dico, per ogni n, per ogni n appartenente a n, sia n uguale a chi? N, per esempio. Perché 2n? Perché stavolta lo voglio pari, perché questo è minore o uguale di 0 e voglio che a con n faccia 1. Abbiamo in tal caso che a con 2n meno l è uguale a meno 1 al 2n meno l. Questo è uguale a 1 meno l. Ma ricordatevi che questo L era negativo, quindi meno L è positivo, quindi questo è più grande di 1, che è più grande di un mezzo. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la nostra successione non si avvicina a L positivi e non si avvicina a L negativi. Perché? Perché ogni tanto se ne va a meno 1 e quindi è distante da tutti i positivi, e ogni tanto se ne va a 1 e quindi è distante da tutti i negativi. Qual è la conseguenza netta di tutto ciò? Che la successione non può convergere né a un numero positivo né a un numero negativo. Uno potrebbe dire, vabbè, allora diverge. No, la definizione di successione divergente non l'abbiamo ancora vista, la vedremo oggi, ma non sarà neanche quello il caso. Questa successione non converge e basta. Non può convergere. Non tutte le successioni convergono. Non tutte le successioni hanno limite. Convergere e limite è la stessa cosa. Limite a con n uguale a L, o a con n converge a L, o a con n tende a L, è la stessa cosa. È chiaro? Quindi dite che a con n converge a L informalmente significa che gli elementi a con n stanno avvicinando a n, nel senso di quella definizione che abbiamo dato prima. Per esempio, una successione costante converge costantemente uguale a L converge a L. Per esempio, la successione 1 su n converge a 0. Per esempio, vedremo 1 più 1 su n alla n converge a n. Per esempio, vedremo altre successioni convergono ad altre cose, eccetera eccetera. Tuttavia, questo esempio dimostra che non tutte le successioni convergono. Una successione molto semplice, meno 1 alla n, non fa altro che fare meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1. Rimbalza tra questi due valori e quindi non si avvicina mai definitivamente né a 1 né a meno 1. In realtà questa successione, vedremo poi quando parleremo di successioni estratte, le sottosuccessioni possono convergere o a 1 o a meno 1 e basta, ma in realtà questa successione non converge né a 1 né a meno 1, l'abbiamo dimostrato. Anzi, meglio, abbiamo dimostrato che non può convergere a nessun numero, né positivo né negativo. Ok, pausa.